Dopo un lungo studio, i restauratori dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze sono pronti per cominciare a lavorare sull'Adorazione dei Magi di Leonardo da Vinci, opera lasciata incompiuta dal pittore intorno al 1480. I risultati delle indagini diagnostiche sono stati presentati da Marco Ciatti, direttore dell'Opificio, e ciò che ne emerge è la storia conservativa dell'opera. Gli esami condotti dicono che nel corso dei secoli l'adorazione è stata sottoposta a vari restauri con oli e pigmenti che ne hanno fortemente compromesso la leggibilità fino agli ultimi ritocchi ottocenteschi. Ci sarà un ritorno davvero significativo di quest'opera ad una visibilità maggiore, avendo rimosso con la prudenza e la perizia che già si sono rivelate nei saggi esplorativi, quello spessore aggiunto di vernici alterate, di polveri incorporate, che sta da una parte offuscando l'opera, ma anche sta danneggiando quelle stesure lievissime, sottilissime che Leonardo vi ha impresso. Con questo dipinto, appartenente alla Galleria degli Uffizi, Leonardo da Vinci ci presenta una rilettura biblica dell'Epifania. C'è un contenuto, c'è una storia che lui, da poeta grande qual era, illustra in maniera diversa dagli altri, con una grande novità anche intellettuale e culturale, ma soprattutto seguendo con un'attenzione la linea biblica che è sottesa ovviamente a questa Epifania. Adesso non rimane che attendere il termine del restauro, sul quale però la sovrintendente Acidini non pone termini temporali.